vedrai. Ok, salve ragazzi, eccoci qua. Stavo ascoltando quello che stavano dicendo loro. Bene, niente ragazzi, andiamo. Dobbiamo fare... Oh, il drone si è cacato addosso? Puoi stare zitto, è veloce. Potrebbe essere così. È uno dei prescelti di Premia come comandante. Ha cose più importanti da fare che ascoltare le chiacchiere delle truppe. Hai ragione. Quindi, perché non ascolti il tuo amico Viola e taci prima che venga lì e ti tappi la bocca? Ok. La pianta di Ivy. Ehi, ragazzina, cosa ci fai vedere oggi? Non si sa che attacco bioterroristico possa sferrare Ivy con le alterazioni al massimo. Sarete voi a scoprirlo. Ok. Allora, vediamo bene la missione. Sì, perché devi stare attento alle missioni, perché alcune sono bastarde. Restituzione: i nemici subiscono danni solo quando sono alterati, te pareva, quindi infetti. Le alterazioni sono le tue armi di, carica, si carica, si caricano prima. Ah, ok. I nemici che uccide esplodono, infliggo alternazione, alternazione, premi, tieni premuto quadrato, raffica a terra di... Devo tenere tutto premuto, va bene. Bella. I nostri assistenti sono qui. La mia nuova alterazione scatena una risposta rabbiosa nel proencefalo degli invasori. Dov'è là? Ah, e chi siamo noi per fermare una ragazzina che vuol fare incazzare i cattivi, eh? Abbiamo accettato di difenderle. Prendati di ragazza. Io odio queste missioni. Ah, ecco là, infetti no. Madonna. Azione in sospensione. Avete eliminato tutti i soldati su quel tetto. Ora sistemati via. Quei piccoli germogli sono sotto attacco, aiutiamoli. Sì, però io posso dire che è difficilissimo. Non vi chiedo molto. Armi, cite o assistenza medica? Vedete, a me non mi piace proprio la dinamica di gioco, signori. Perché dice che... Allora, io sono sicuro che quello è il problema. Perché mi dice quadrato, ma non è quadrato, signori, non è quadrato. Il colpo corpo a corpo non è quadrato. È molto inquietante.
hai premasticati, squalo. Dove stanno gli altri? Non li vedo. Ah, eccolo. Bersaglio di Queen sotto tiro. No, perché io ho capito una cosa che qui è sbagliata. Ok, quindi ok, perché vuol dire che sapete qual è una Jessie, perché non ve la prendete con qualcuno della vostra taglia come noi? Non era proprio quello che volevamo sentire, però vabbè. Non serve più salire sui tetti. L'unica presa che posso fare da qui è quella a terra. Ora avete capito il quadrato, perché mi diceva di fare quadrato, ma questo è un errore del ma chi cacchio è che sta sparando in quel modo? Ah, siete voi. Non importa quanti criminali si uniranno a voi, non basterà. Di nuovo il bersaglio di Harley dall'esistenza. Nessuno è sicuro con squalo. Cresce troppo in fretta. Deve essere fermata. Quegli alieni schifosi non stanno rispettando la natura. Togliamoli dai germogli. Mi concentro sull'uomo squalo. Sorprendiamoli. Ora che stanno ricoprendo di nuovo una delle piantine. Salvatela. Ok. Ah, andata. È il quadrato che mi sta fregando. Le menti degli invasori uccideranno per me. Ok. Tutto a posto. Non è impazzì, non è pazza anche lei. Sì, provo a darle qui con il cellulare così è assurdo. Questo è fenomenale! La mia nuova veleno furia ha proprietà psicotrope che agiscono sul cervello del bersaglio. In pratica lo rende così aggressivo da fargli attaccare tutto quello che si muove, anche i suoi alleati. Eh? Come so cosa significa psicotropo? Dettagli. No, la battuta è mia. Come ti permetti di dettagli se... Io l'ho detto la battuta. Io è la mia battuta. Comunque era sbagliato con quadrato. Perché solitamente il quadrato serve per colpire effettivamente. Sto gioco è adatto a, non per il mobile, ragazzi. Per il, per, cioè, scusate, non per la console, per PC sto gioco. È palese. Ok. Va bene. Però questo potrebbe essere. Guarda che bel gingillo mortale. Mm.
Non si preoccupi, signorina Quinn. Sarò delicata con il suo cervello. Ok. Combo più di 25 di volontà di mischia. Colpo critico è meglio. Ok. Meglio. Decisamente meglio. Ah, me l'ha abbassato. Vabbè, io uso quella, usavo quello di ghiaccio, però sto po'. È per lui che va bene ghiaccio, dai. Cervello tuo, scelta tua. Simbionte da equipaggiamento mobile individuato, cioè ottinauta. Non mi interessa. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare. E mo c'è tornando. Non è che potresti dire ai tuoi scagnozzi di mettere via le armi e non spararci a vista? No, no. Voi quattro non avete autorizzazione a fare domande. In questo momento avete solo l'autorizzazione per riportare il culo alla base e forse passare la vita in isolamento. Non è incavolato di più. Però voglio dire, uccidere Slash non è facile. Waller lo saprà, no? Non credo sia una comprensiva. Sì, siamo belli e morti, Arl. Ci manderà dritti all'inferno. O al paradiso. O dove fanno gli squali. Alle Figi, non vedo l'ora. Ok. Criminali come voi non possono essere riformati. Quando Brainiac avrà trasformato l'intero pianeta, non ce ne sarà bisogno. Rone, aiutami, no? Mi piace. Ok, vediamo con Harley che... Ci serve shock, The Shock per parlare con lui, con lei. Che cos'è tutti i punti esclamativi? Interessante. Vediamo subito. Sì, fammi entrare. Che cos'è? È ciò che ci aspettavamo. E quindi Waller ti fa gestire un centro logistico invece di un'auto di pattuglia. Ok, ci sto. So che sei un assassino. Ti terrò d'occhio. Giornalieri. Ah, hanno messo queste cose. Ecco fatto. Non puoi più cazzeggiare. Ok, quindi mo mi dai pacchi. Sono io o H è diventata più alta? Signori, sul serio che mi ha arrivato roba? No, ok. Una bambina come Ivy non dovrebbe essere qui. Signor Presidente, non è il suo posto. Esautorarci adesso metterebbe a repentaglio la sicurezza dell'intero pianeta. Capisco, signor Presidente. Grazie del suo tempo. Quindi, Flash è ancora vivo. Datemi una buona ragione per cui non dovrei porre fine a questa missione e alle vostre vite. Quel demone è fuori controllo. Beh, ho passato gran parte della mia splendida vita cercando di uccidere quel bastardo. Quello non è Flash. È come posseduto. Posseduto, plagiato, non mi interessa. Se vi do un ordine, mi aspetto. Attenzione, rilevato intruso all'ingresso principale. Hack! Qualcosa disturba gli scanner biometrici all'entrata. Abbiamo compagnia. TFX alla porta! Ah.
Ciao, mi chiamo Hiro. Voi volete salvare il mondo? Prendilo. Per la miseria! Funziona! Ce l'ho fatta! Allora sono un genio! Sembrerebbe un metaumano. Mi piacerebbe, ma sono un ingegnere meccanico. Cioè, ho riparato questa roba antiforza della velocità. Somiglia a quella che ho fatto per ottenere un autografo di Flash. Sono un grande fan. Salve. Invento cose, tipo questo. È il mio superpotere. Mi faccio chiamare Giocattolaio. Avrei detto giocattolagna, credete? Aspetta, giocattolaio, oddio. Oddio, ho capito chi è il personaggio del fumetti. Però è particolare, perché in realtà se non sbaglio, è un antagonista il giocattolaio. Aspetta. Anche se ho paura che mi sembra che... Non è che si chiama Burattinaio. Aspetta. Non so un attimo, ragazzi. Sì, comics. Il giocattolaio. Perché non credo che si chiama così. Infatti... Toymaker, eccolo qua, DC Comics, DC. E infatti è un antagonista, è un ragazzino, è un antagonista, sì, è un antagonista sto ragazzino. Toymaker o Toyman, aspetta, che cacchio si chiama, fammi vedere. Supercriminale comunque, sì. Ah, nemico di Superman, oltrebbe giustamente che si trova qua. Quindi ha dei nomi. Hiro Okamu si chiama. Ha avuto dei nomi diversi. Alter Ego, Winslow Shot, Jack Nimble e Hiro Okama. Okamura. Quindi pure giapponese. Ah, nel telefilm Superboy appare il cattivo chiamato Nick Knack. Ok, vedi. Ma è sempre un antagonista lui. Ma lo ricordavo. Ok, continuiamo. Momento. Quello è il santuario? Avete accesso al nascondiglio segreto della Justice League? Signora, mi farebbe entrare lì dentro. So tutto di microtecnologie e della Justice League, sarò al vostro servizio. Con le mie invenzioni. Perché il giocattolaio, per chi non lo sapesse, ma lo ricordo, infatti ha vari di nome appunto, è un ragazzino fanatico dei supereroi. Se non sbaglio, a parte che è un genio appunto dell'informatica e cose varie, lui è anche un costruttore, crea cose, sì, infatti è uno dei personaggi che Superman ha avuto difficoltà a sconfiggere, che è un bambino, è un cacchio di super criminale genio, però non vuole far male a nessuno, però è un disgraziato perché ha un punto di vista della realtà completamente, ecco, offuscata da tanti fattori. Vuole essere un supereroe, ma non sa che cos'è un supereroe, come funziona, cioè essendo un ragazzino, questo può anche ammazzare chiunque a caso, solo tramite una sua tecnologia creata, infatti è metà umano. Prima era un bambino, ora è diventato un po' più adulto, non ho capito che cosa è successo prima. Dai, Jobu, ormai ce n'hai io? Vedi? Quindi il personaggio l'hanno fatto giapponese. Figo. Ok. Oh! Rivincita, piccolo stronzo. Oh, wow! Cos'è? L'iniziazione? Esatto, iniziazione. Complimentoni. Fantastico! Oh, ma è adorabile! Morirà presto. Quell'affare che hai sulla mano. Fanne degli altri. 4.
Uccide... Cioè, cattureremo Flash. Te chi kara? E neru gyu wo atsumerareru no kana? Sì, dovrebbe funzionare. Tutto quello che vi serve. What the fuck? È perché è un bambino, giusto? È un ragazzino. È questo. Cos'è? Ok, ragazzino, andiamo. Vogliamo vedere cosa sai fare. Certo, nuovo amico. Non siamo amici. Cammina. Giocattolaio. Andate a prendere il necessario. Sto davanti. Ora abbiamo due bambini a comandarci. Bene, fico. Supportaggino! Che bello! Tu non trovi? Nemmeno un po'. Interessante. Il giocattolaio. Non me l'aspettavo il giocattolaio. Oddio, ti sei spostato. Ah, è giusto. Regola di base. Fare attenzione con quelle alterazioni o Doc Kolchak ci appenderà. Chi usa le armi ha bisogno di un buon fornitore. Serve qualcosa? Scusate che sto guardando, ma io non me li voglio creare, quindi è a posto. Oh, non mi interessa. Adori le armi, Deadshot. Quasi stimo questa tua passione. Ok, saliamo sopra. Oddio, che cos'è un robot? Robot. Ah, è lui, ecco dove l'hanno messo. Se per miracolo riuscirete a catturare Flash, glielo diremo con delicatezza. Detto fra appassionati di cose bizzarre, visto quegli strani terminauti che fanno incetta di materiali? Sì. Non scherzo, non trasformano la gente in mostri. Sono dei raccoglitori. Non posso aiutarvi a trovarli, ma... Oh, fanno questo suono. Ok, te invece. Spero che il giocattolaio e Ivy non comincino una cosa tipo la natura contro la tecnologia. Perché ti metti qua? No, non lo voglio sapere perché stai. Quando Lex mi ha guardato in quel modo, voleva dire niente gelato. Stupido Lex. Scommetto che sei qui per rendere quelle stupide armi un po' più... sciogli faccia? Sì, molto bene. Non lo so, quali di due mi consigli? Comunque, vabbè. Niente di particolare, dai. Ok, non me l'aspettavo il giocattolaio fra tutti i personaggi qui, lo ammetto, non me l'aspetto. Ho aggiustato la TV, ma quando torno a casa la riaccendo, così potrai vedere tutta la merda che vuoi, eh? No, non sto rispondendo male. Vabbè, andiamo, mettiti il casco. Bene. Pure più. Wonder Woman sta combattendo con Flash e Lanterna ora. È ferita, ma non si fermerà per così poco. Continuate ad attaccare, continuate a sacrificarvi, ma almeno le impedirete di riprendersi. Dentro sta. Ok, quindi andiamo qua.
Ah, c'era un punto interrogativo là, che palle, l'ho saltato. Sto cercando. Ok. Due della Liga, sorrisi argentati. Fuori, questi piatti dorati. Chi ha il coraggio di dire al giocattolone che siamo assassini? Oh, ma è così tenero! Anche per dire così ci vuole coraggio. Non vero. possono nascondersi per sempre. Dove sta? Ah, ok. L'esercito degli Stati Uniti è entrato a Metropolis. Consigliamo ai civili di mantenere le distanze. Non cercate di aiutare né ostacolare i militari. Devono essere sottoterra, come scarafaggi. Sì, stavo cercando di... Suona molto male come l'ha detto. Sono sul posto, maledetto marmocchio dei giocatori. Non è lui il mio capo. Waller può anche farmi saltare, non mi interessa. Che c'è fa un pallone? Li odio. A razzo! È tutto ok, siamo solo nel mezzo di una tempesta di forza della velocità con un camioncino giocattolo. Meglio così che il contrario. Quindi, che cosa facciamo adesso? Eravate al sicuro quando il furgone si è espanso? Spero che siate entusiasti di raccogliere dati e non schiacciati. Ecco, gli alieni a cui Flash stava dando ordini dovrebbero avere dei residui di forza della velocità. L'esperienza audiovisiva del mio furgone li attirerà a pacchi da voi. Dovete solo eliminarli e raccogliere i frammenti di dati. Ok. Bene! Ora prendete quella visualizzazione dei dati. Lo chiamo frammento di dati, ma è un insieme di svariate firme energetiche. Portatelo al furgone. I vostri dati sono stati accettati. Però me ne servono ancora parecchi. Non mi bastano mai. Sento un fattorino. Contrattacco! Ne ho uno! Siamo sulla strada, gente! Fatemene ancora! Dati per tutti. Una traiettoria. Scarico i dati. Oh, ora mi trovo meglio qua, almeno a combattere. Ti capiamo, tranquillo ragazzi. Sono la tua spalla. Carico il furgone. A meno che non possiate trasformarvi in drive, avete quasi raggiunto il limite dati. Ottima raccolta dati, ragazzi! È il momento di ripulire l'area con un impulso energetico piuttosto potente. Quanto potente, ragazzo? Oh, non è che potreste tutti mettervi al riparo attorno al furgone? Sarebbe fantastico! Allora, ho fatto bene a metterci così. Quindi vuol dire che ci uccide... No, ci farà molto male tra 3... 2...
separatori di forza della velocità. Porto il furgone a una nuova posizione. Ok, questo è stato almeno più tranquillo come missione. Certe volte... Ah, ma c'è una scadenza di tempo. Mo' l'ho visto, cacco. Buah, solo ora l'avevo visto che... Ecco come si sentiva Icaro! Terrestre in vista. Ok, dai. Oh, ma guarda un po'. Ottimo inizio, raccogliete altri dati sulla risonanza. Raccogliete dati in questa posizione e avremo fatto il pieno. Oh, squadra, siete davvero pazzeschi. Mi sento così vicino. Praticamente sono a due passi. Vabbè, perché Headshot è quello più usato, infatti mi trovo molto bene a giocare, però devo avere le... Ricevo un segnale potentissimo! Anche noi riceviamo segnali enormi. Danno di nemico. Ok, colpitelo quando è in aria e cerca di distruggervi o dopo che ha usato il raggio. Credete che Deathstroke ci sarebbe arrivato? No. Scarico i dati. Cosa può fare alla tuta? Riempio il furgone? Occhio, morte dall'alto. Brutto. Aia. No. Dobbiamo riportarli al furgone. Floyd! Riparatevi! Auton può schierare un'elevata potenza di fuoco. Ancora un po' di tanto potremo concederci un bel abbraccio di gruppo per festeggiare. L'ho detto che è pazzo. Qualcosa. Ok, ok, con i dati siamo a posto. Mettetevi al riparo, facciamola finita. Che figata, dai, questo è simpatico. Siamo squadra, un'altra esplosione per gli annali. Figo. Questo è il separatore di forza della velocità Mark II. Rende più difficile per Flash usare i suoi poteri. Quando è in funzione, riduce i danni da forza della velocità. E quando Flash si stanca dopo un attacco forte, potreste persino riuscire a colpirlo. In modo non letale, ok? Ma certo, stai tranquillo. Partecipare a una guerra tra Meta e alieni sul suolo americano? Direi che starà bene sul curriculum. È bello sentirsi parte di qualcosa di grande, anche se è un losco gruppo paramilitare. Giusto. Mi è piaciuto. Dicono che siamo passati da una prigione all'altra. Ma questa prigione mi piace. Quelli dell'Argus non danno tanta confidenza. Quando ripenso ad Arkham City, i miei ricordi più belli riguardano le amicizie che ho stretto.
Ho paura. Puoi tornare velocemente, sarà. Oh, finalmente, questa è una cosa buona. Il test anti-flash è stato un successo. Il più grande ottenuto in questa operazione. Non hai ancora visto niente, Wallaby. Io prenderò Flash. Solo mi serve il giusto palcoscenico. Una cosa che ho imparato dal mio ex è che niente al mondo dice scontro drammatico più di un Luna Park. O un'acciaieria. O un teatro. Oh, scelgo il Luna Park. Loomis Land. Non è una brutta idea. Mi piacciono tanto i parchi divertimento. Non mi importa dove. Basta che lo facciate. Se vi servono armi, ci sono diverse missioni Argus sulla mappa. Waller, chiudo. Ok, quindi abbiamo un bel po' di missioni. Abbiamo... Allora, Neo con Horde possiamo sconfiggere Flash, che poi ti dà la missione obbligatoria. Però andiamo con Horde, ci conviene fare qualche missione, come una assolutamente, due assolutamente, tre assolutamente. Poi troviamo l'ultimo oggetto, questo qua, che per sbloccare, vedo che si può sbloccare i contenuti. Che cos'è che sblocchi? Ah, ok, il terzo è un database. Ah, non l'avevo capito. Ah, era un database qualcosa, ah, che tristezza. Cosa sblocco comunque? Una versione alternativa della pinna, un costume e un colore. Ok. Vabbè, ragazzi, va bene. Ok. Che dire, va bene. Andiamo, facciamo un ordine cronologico di percorso per ottenere cose. Allora, dovremmo... Stando ad Hack, l'invasione ha incasinato tutte le reti aziendali, incluse quelle di Amertek, i fabbricanti d'armi. Sì. Vi conviene approfittarne, no? Date una mano ad Hack e prendete gli schemi delle armi Amertek. Ok, allora ci conviene fare prima questa. Poi andiamo a fare questa. No, anzi, questa, poi andiamo a fare questa e poi questo coso piccolo e siamo a posto. D'accordo? Però al prossimo... Giusto. Però al prossimo video, ragazzi. Qui è il 38, passo e chiudo. Bene. Cosa c'è di lunare a Luna Park? Una volta ci ho portato Zoe. Non era il Justice Day. Era tipo il Memorial Weekend. Voleva un cagnolino di peluche dal tiro a segno. A un certo punto me la sono sentita calda. Ho cominciato a sparare coi razzi. Ho fatto saltare tutto. I bambini erano entusiasti. Oh, c'è la macchina per il gelato. Sì, ti consiglio di metterci sopra la panna. La panna? Certo. Si mette a parlare di ste cose fantastiche. Bella, ragazzi.